È scomparso ieri all'età di 82 anni Vincenzo Zingales, ex presidente del Taranto Neole, legato indissolubilmente ai ricordi dei tifosi del Catania datati estate 2003, quando alcune sue disposizioni in seguito al caso Martinelli ratificavano la riammissione del club rossazzurro in Serie B, obbligando così la FIGC a rivedere la composizione della serie cadetta. Zingales aveva cominciato la sua carriera come avvocato insieme al padre per poi passare al servizio legale del governatore della Banca d'Italia per circa 7 anni. Entra nel Tribunale Amministrativo Regionale nel 76 come giudice, incarico ricoperto fino al 93 quando diviene presidente di sezione. Nel 2005 viene nominato presidente del TAR di Catania. Tra i casi a lui legati c'è anche quello riferito al casino di Taormina, sul quale Zingales segnalò alla Corte Costituzionale diversi profili di incostituzionalità sulla mancata concessione del suo ripristino.